sono serviti due supplementari, la migliore prestazione in carriera di Banks, 36 punti e 51 di valutazione, il top stagionale sia di Konaté che di Grazulis, per permettere a Trieste di battere Reggio Emilia 103-109, conquistando due punti che probabilmente valgono già la salvezza e paradossalmente la rimettono aritmeticamente in corsa pure per i playoff, visto una classifica che è corta e dire poco. Nel racconto saltiamo a piedi pari un primo quarto equilibrato in cui l'ex Strautins e Banks si confrontano a colpi di bravura e Jason Clark centra il primo canestro in arresto e tiro. Dal 22-20 della prima frazione gli uomini di Caia provano a scappare con Thompson e Johnson ben supportati dagli assist di Cinciarini. L'1-Tels tocca il più 8 e Ciani decide di parlarci su in un Paladozza semideserto. Ne viene fuori un'ottima reazione, prima la tripla di Clark, poi la penetrazione di Davis, infine il doppio recupero in difesa. Konaté dappertutto, mentre Banks, utilizzato ormai anche da playmaker, ne ha già segnati 18 sul 43-46. La ripresa parla lettone, la lingua madre di Andrejs Grazulis, due triple dal grande peso specifico e un alley-oop appoggiato al vetro. Cresce anche la difesa biancorossa, supportata dalle stoppate di Konaté, che continua a proporsi anche in attacco, propiziando il tiro di Mian. Un'altra conclusione di Clark è il gioco interno di Lever, che si traduce nel primo vantaggio in doppia cifra. I liberi di Banks al 30° sottolineano il momentaneo 60-71. Reggio congela l'ottimo momento ospite con il gioco da 4 punti di Thompson e una bomba di Cinciarini. La partita si riapre in meno di 2 minuti. L'Allianz prova ad usare la testa, palle impitturato a Grazulis e Konaté per conclusioni ravvicinate. La strategia interna e i tiri liberi riportano i biancorossi sul più 6, ma i reggiani non mollano. Una tripla di Thompson e tre palloni persi in fila da Trieste, uno più sanguinoso dell'altro, riportano Cinciarini e soci in parità. Altro supplementare nell'aria? Il botta risposta finale risponde di sì a quota 86. Baldirossi e Cinciarini provano a chiuderla nel primo overtime, ma Banks zittisce il Palasport. Tripla dall'angolo da campione, poi la seconda in contropiede. La penetrazione di Davis e i liberi di Lever però non bastano a Trieste per chiudere il match. Tripla dell'ex Strautins e d'altra parità 10 punti dopo. Nel secondo supplementare l'Allianz ci mette fosforo e talento. Prima vola sul più 7 tra gite in lunetta e conclusioni intelligenti. Poi, quando Reggio accenna a rientrare, risale in cattedra l'onnipotente Banks, che inventa due giocate da funambolo, consegnando l'agognata vittoria a Trieste dopo 7 KO consecutivi.